Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Sabato 8 luglio alle ore 21 presso il Giardino delle Idee di Voghera in via Felice Cavallotti numero 16 si terrà lo spettacolo musicale Fiabe Italiane con Sara Corsini ed Alessio Zanovello. Ne parliamo con la professoressa Attilia Vicini. Buongiorno, di che cosa si tratta? Dunque, di che cosa si tratta? Lo scopriremo tutti insieme sabato sera. È stata una sorpresa che Alessio mi ha fatto proprio ieri, mi ha telefonato dicendo abbiamo questa cosa pronta, vi andrebbe di farlo nel Giardino delle Idee. Naturalmente sono giovani, sono bravi, li conosciamo bene. Io ho avuto anche l'onore, direi il privilegio, di lavorare con Alessio quest'anno perché ha gestito il laboratorio teatrale musicale, il coro del Gallini, quindi ormai sta facendo un ottimo lavoro con quasi tutte le scuole superiori della città, laboratori di teatro, musica. Ecco, questo è proprio un suo lavoro personale, appunto con Sara Corsini. Li abbiamo già visti in uno spettacolo molto divertente di teatro e musica alla Chiesa di San Giuseppe durante il percorso musicale di Accademia Rossini. Quindi Alessio è una delle anime di Accademia Rossini, clarinettista ma anche attore, eh? Quindi già questo strano nome Arzigolò Teasica già ci dà un po' un'idea, no? Arzigolò cosa vuol dire? Un misturone, eh? Si direbbe in volgare un misturone. Ecco, Teasica è un incrocio tra teatro e musica, naturalmente. Ecco, quindi si tratta di un viaggio nelle tradizioni popolari italiane, in particolare appunto nella fiaba, proprio nelle fiabe tradizionali che verranno raccontate e credo anche cantate. Ripeto, però è una sorpresa, io non so esattamente come si svolgerà lo spettacolo. Conoscendo Alessio sarà sicuramente qualcosa di sorprendente perché lui è una persona sorprendente. Conosco meno Sara, ma l'ho vista recitare ed è veramente bravissima. Ecco, mi piace molto l'idea che anche la nostra seconda parte dell'anno parta con qualcosa che è dedicato prima di tutto ai bambini, no? Quindi abbiamo cominciato col Principe Peng, ripartiamo nella seconda metà dell'anno con le fiabe italiane. Direi quindi un'occasione imperdibile per bambini da 0 a 100 anni. Esatto, fino a 100 anni e quindi l'appuntamento e le porte del Giardino delle Idee sono aperte ai vogheresi sabato 8 luglio alle ore 21 in via Felice Cavallotti numero 16 con Fiabe Italiane. Grazie. Grazie a voi.